che è successo? Tonino Cipriani è tornato il numero uno. Ti stanno cercando dappertutto, Tony. Io e te non ci siamo visti. Tu non te ne puoi andare, sei l'uomo del destino. Quando ero ragazzino mi piacevano gli indiani. Mio padre me li aveva raccontati per quello che erano. Nei film che si facevano al tempo, gli indiani solitamente erano i diversi, cattivi, che pericolosi, che ci facevano paura perché erano diversi. E mio padre invece mi aveva fatto un controracconto, spiegandomi che invece gli indiani erano vittime, che non erano dei diversi, che erano sì diversi, ma che erano buoni. Questa è una terra sacra. Prima, qui, era piena di praterie, stava piena di bisonti. È un racconto su un'amicizia e che ci dice quanto un'amicizia possa in qualche modo salvarci. È una storia di salvezza, è un film ottimista con un messaggio positivo. Quando una femmina la tiene sottotino, fai scivolare la mano. Piano piano. Boom! Tu mi devi venire a prendere perché io ho paura. Il grande spirito vuole che aiuti l'uomo del destino. Una missione. Ti dà la voglia di raccontare l'ultimo dei Sioux. È partita poi la storia a Taranto e poi ho costruito l'altro mio personaggio e ho voluto raccontare l'incontro di questi due personaggi, questi due ultimi, con una visione del mondo così diversa per produrre commedia. Lo sai che cosa ha detto Toro Seduto agli Yeti? Quando i fiumi saranno asciutti e gli animali estinti, capirete che non si può mangiare il denaro. Tu da diciatore seduto che non capisci un cazzo. Renato, vedete, non è così dissimile da quel pensionato di Manduria bullizzato, no? Cioè, è proprio lui. Rocco a un certo punto sale sui tetti e questi ragazzi lo prendono in giro, gli calano i pantaloni. Si parte così, con un po' di bonarietà. E poi invece il cinismo che abbiamo intorno, che è quello che impariamo dai media, che è quello che ci sembra l'ingrediente fondamentale per vivere la vita, ci porta poi ad arrivare a quelle brutture, a quelle mostruosità. Il cinismo è perdente, ci aiuta a svoltare, come dire, il momento, a vivere nel presente, ma non ci dà nessuna prospettiva per il futuro. Voglio ricordare che Taranto è una delle città più belle d'Italia, è una città addirittura con due mari, non un mare solo, diciamo, uno non riflette su questa cosa, c'ha addirittura due mari, è proprio il trionfo della bellezza. E però, come è capitato appunto agli indiani quando furono devastati dal passaggio della linea della strada ferrata, anche Taranto è in qualche modo devastata dall'acciaio e in fondo anche a Taranto capita quello che è accaduto agli indiani. Molti sono morti, la maggior parte sono morti. E voglio ricordare che la città di Taranto è la città in cui si muore per il lavoro di più in Italia e molti addirittura, come facevano proprio gli indiani nelle riserve indiane, sono costretti addirittura a lavorare con gli Yankee, cioè con chi gli porta il male.